Allora, sono Daniela Gandisi, ho 27 anni, vengo da Foro di Lecce e sono la seconda classificata del premio nazionale Giustina Rocca. Che tema hai scelto e perché lo hai scelto nell'ambito di questo premio intitolato Giustina Rocca? Allora, il mio elaborato perché purtroppo taglie fatte finora da tutte le donne e anche gli uomini che ci hanno supportate, e ugualmente noi rimaniamo le donne uniche caregiver, uniche a occuparci del benessere familiare e non solo. Quindi nel mio tema si trattava di un caso nel penale in cui questa signora, oppressa dal ruolo di un caregiver verso il figlio disabile, ha sfogato tutta la sua rabbia, un po' come Medea, perciò ho utilizzato questo nome nel corso del mio elaborato, e un po' come Medea sul proprio figlio. E ho deciso di parlare dei caregiver perché è chiaro che tutti i temi sono importanti in materia di pari opportunità e violenza sulle donne, però a mio avviso questo è un tema di cui ancora si parla molto poco, e io ad esempio ho sempre sognato di essere un'avvocatessa, lo sono da poco, e se l'ho potuto sognare è perché altre donne prima di me l'hanno fatto, in primis Giustina Rocca, che era anche madre di 4 figli e che è riuscita ugualmente a dare un grandissimo contributo a tutta la categoria forense. E quindi io per questo ringrazio lei e tutte le donne prima di me. Lei purtroppo era sola, io non sono più sola e spero che saremo sempre di più. Ecco, siete sempre di più perché i dati dicono che sono in crescita le avvocate, ma guadagnano ancora la metà dei colleghi. Assolutamente, il bilancio di Cassa Forense di quest'anno infatti evidenziava che in media le donne avvocatesse rispetto agli uomini guadagnano almeno 30.000 euro l'anno in meno. Chiaramente si tratta di una disparità che è manifesta a tutti e che purtroppo ancora non riesce a distruggere quel tetto di cristallo che ci separa e raggiungere livelli alti e essere riconosciuti come grandi professionisti, quali siamo tutti quanti. Tu hai vinto il premio, ma sei giovanissima, sì. Ecco, la difficoltà c'è a maggior ragione per le donne, ma in generale per una categoria dove si fa fatica non tanto a entrare magari, ma quanto poi a raggiungere un'indipendenza economica. C'è ancora spazio per questa professione in Italia? Io ne sono assolutamente convinta, anche se i numeri parlano appunto di una decrescita che sicuramente è anche legata alle crisi economiche che hanno interessato un po' tutti i settori. A mio avviso la professione forense è una... L'avvocato e l'avvocatessa sono due figure fondamentali, sono gli alleati di ciascuno di noi in un momento critico della nostra vita, quando ci troviamo in difficoltà, e quindi è una professione che è sempre esistita, appunto, in epoca romana ma anche prima, e che esisterà sempre. Grazie.